Il centro storico di Bibbiena diventerà per una settimana una grande libreria. Si tratta della prima edizione di BEA, Bibbiena Editoria Arte. È una rassegna che avrà la durata di una settimana e si svilupperà nel centro storico di Bibbiena da domenica 2 novembre a domenica 9 novembre. Il tema della manifestazione, si può riassumere in poche parole: libri, centro storico ed arte. L'ossatura di tutta la manifestazione si sviluppa nelle vie cittadine, dove abbiamo occupato i negozi ormai abbandonati e sfitti del centro storico, con i libri che verranno esposti direttamente dalle case editrici. Su questa intelaiatura poi sono stati organizzati una serie di eventi, principalmente presentazioni di libri da parte degli stessi autori con un contesto di musica e letture teatrali, più concerti, vernissage e audiovisivi, una serie di contaminazioni, come va di moda dire oggi, che riguardano tutti gli aspetti dell'arte e della letteratura. Io credo che i centri storici abbiano sempre una storia da raccontare, che è una storia fatta di suggestioni antiche. Rimanere ad ascoltare queste storie consente di preservare memorie che altrimenti andrebbero perdute. L'idea di Bibbiena Editoria Arte nasce proprio da questo, cercare di cogliere in un centro storico che ha una storia particolare, come quello di Bibbiena, queste suggestioni e moltiplicarle ascoltandole e lasciandole interloquire con altre suggestioni, con altre memorie, con altre esperienze. Noi abbiamo cercato queste esperienze nelle produzioni artistiche, nelle produzioni letterarie, quindi narrazioni che si incontrano per creare un unicum, speriamo straordinario e straordinariamente vissuto. Abbiamo concepito BEA, Bibbiena Editoria Arte, proprio con questo desiderio, quello di lasciare che avvenga questa contaminazione tra memorie, espressioni, narrazioni, e queste contaminazioni speriamo si moltiplichino, creino le condizioni per andare avanti, le condizioni per aprire un processo vero, dialettico, di sensazioni, ma anche non si fermi qui, non si fermi a una manifestazione. Peraltro, questa è una manifestazione che potrebbe apparire concepita in modo estemporaneo, ma che in realtà nasce proprio da questa volontà d'ascolto, ascolto di ogni tipo di espressione culturale possa garantire una crescita complessiva non soltanto di una comunità, ma possa rappresentare un esempio straordinario di contagio positivo. Speriamo faccia proprio questo, un contagio, che si ripeta, si ripeta qui a Bibbiena, si ripeta ovunque sia possibile questa reiterazione dell'ascolto e della narrazione. Abbiamo contattato ed invitato numerose personalità del mondo dell'arte e della cultura. Siamo abbastanza soddisfatti dall'avere convinto per il progetto questi artisti, taluni dei quali veramente straordinari. Adesso io potrei farne l'elenco, ma rischierei di lasciarne fuori qualcuno e in realtà non lo meriterebbe. Ed invece invito tutti a partecipare a questo evento. Ma partecipare non significa semplicemente vedere una mostra o ascoltare la presentazione di un libro o un concerto, significa, come dire, interagire con questi momenti, che sono momenti collettivi, perché noi crediamo che i centri storici debbano ridiventare l'agorà perfetto, il luogo in cui ci si incontra. Ci si scambiano esperienze e queste esperienze servono per crescere. Servono per crescere, servono per migliorare la collettività. L'inaugurazione di domenica è alle 10 al Salone del Consiglio Comunale di Bibbiena. È l'occasione per incontrare molti dei protagonisti.
protagonisti di questa manifestazione ci saranno quasi tutti, e soprattutto l'occasione per conoscere nel dettaglio il programma. È un programma intenso, un programma che per 8 giorni terrà viva l'attenzione di tutti quelli che vorranno partecipare a questa cosa. Ripeto, la partecipazione noi la intendiamo non come passiva partecipazione, ma come qualcosa che abbia la capacità di stimolare curiosità e che abbia la capacità di stimolare e rimettersi in discussione rispetto all'ascolto, rispetto alla cultura. È quello che ci manca, quello che manca in giro per il mondo. Vediamo di cominciare da questi piccoli gesti di partecipazione e nuovo protagonismo. Vi diamo appuntamento quindi domenica 2 novembre alle ore 10 nel Salone Comunale per l'inaugurazione. Invito tutti a visitare il sito www.bbmeditoriarte.it, lì potete trovare tutte le informazioni necessarie e dettagliate per poter partecipare agli eventi in programma, e vi aspettiamo numerosi a Bibbiena per tutta la settimana.